La Fondazione Bartolomeo Gatto apre le porte dello studio dell'artista agli amici della delegazione salernitana del FAI. Bartolomeo Gatto realizzò il suo studio laboratorio nel 1995 scegliendo le colline di Giovi, un luogo lontano dal fragore della città di Salerno dove rifugiarsi in solitudine. Come tavolozza usa una grande parete di legno inclinata dove fissa di volta in volta le tele. All'esterno il piazzale è adibito alla lavorazione delle sculture in pietra. È qui che Gatto dà sfogo alla sua altra passione, i suoi ulivi piantati ad uno provenienti da varie parti del Cilento, alberi che raccontano la storia della nostra terra insieme ad un gruppo di radici centenarie che sono arrivate da Trentova. Quella che sarà offerta ai visitatori è un'immersione nell'atmosfera unica di questo luogo di creatività, con le imponenti sculture in pietre che dominano lo spazio aperto del giardino e con i colori intensi e vibranti delle grandi tele dipinte. Un viaggio sensoriale in un mondo di emozioni e sensazioni, dove l'arte si fonde con la natura circostante in un connubio di pura bellezza. Lì, chiudendo gli occhi, si potrebbero riascoltare le parole del grande artista scomparso nel luglio del 2021, che parlando delle sue opere diceva: "Mi appaiono vive, animate, sono guerrieri forti e invincibili, re, pastori, regine di eccelsa bellezza, teneri amanti, i colori sono accesi. Seguo con gli occhi sgranati dallo stupore e dall'interesse. Prendo coscienza mentre visito il grembo di Madre Terra e inconsciamente mi domando se sarò in grado di esprimermi, se sarò capace di trasmettere agli uomini il messaggio delle pietre. Le pietre sono esseri viventi. L'amore è il segreto della loro felicità. La loro saggezza è presagio di future emozioni. Gli uomini di pietra sono i nostri antenati, i nostri fratelli. Ci indicano la strada da seguire e parlano al cuore."